Ricordate, eravamo alla fine circa del 2020 e Sony decise che i suoi giochi sarebbero costati da quel momento in poi circa 10 euro, 10 dollari in più. Poi, logicamente, tanti publisher e software house hanno deciso di fare la medesima scelta. Del resto, se l'ha fatta Sony, perché non devo farla io? Ma questo rincaro, che così piccolo poi in realtà non è, ha cambiato le nostre abitudini di spesa? In che modo questi 10 euro in più sul prezzo di listino hanno contribuito a cambiare il modo in cui noi scegliamo dove investire il nostro denaro? Qualche dato molto interessante è arrivato proprio negli ultimi mesi e andiamo a scoprirlo insieme. Primo dato super interessante è una fotografia di ciò che accade tra il 2021 e il 2022. Annata finanziaria che vede i videogiocatori, gli utenti PlayStation per la precisione, spendere una cifra mostruosa per i loro videogiochi. Non parlo soltanto di una spesa per comprare videogiochi, parliamo anche di acquisti in game e soprattutto spese per periferiche, nuovi joypad, anche nuove console e quant'altro poi serve al videogiocatore moderno per divertirsi. Il problema è la cifra all'interno di questa cifra, perché se 6 miliardi è una cifra ragguardevole, poi se vai a vedere scopri che rispetto all'annata precedente mancano all'appello circa 39 milioni di unità di videogiochi che non sono state vendute. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nonostante la cifra rimanga comunque molto alta, ciò che hanno speso i videogiocatori, mancano all'appello 40 milioni di unità di videogiochi che non sono state vendute, ma che erano state vendute l'anno prima. E questo è il dato più interessante e quello che in qualche modo dovrebbe farci suonare un campanello d'allarme. La maggior parte di queste 40 milioni di copie invendute appartengono a videogiochi terze parti. Questi dati molte persone hanno estrapolato la loro visione. Non ci sono soltanto io, c'è anche il presidente di Take-Two, il presidente di Electronic Arts, quindi diciamo gente che questa industria la sta tenendo in piedi, è ai massimi livelli dell'industria dei videogiochi. E c'è anche, per esempio, un ottimo approfondimento del sito TikTown che ci consegnano una fotografia dell'industria che vede i videogiocatori acquistare molti meno videogiochi di prima rispetto a quando costavano 10 dollari di meno, 10 euro di meno. E non è detto che sia soltanto il prezzo a influire in questo cambio di atteggiamento, ma comunque meno videogiochi vengono venduti, ma viene speso di più per il singolo videogioco. Quindi diciamo che la spesa è passata dal comprare nuovi videogiochi ad investire nei videogiochi che abbiamo già comprato, per esempio con i Season Pass, per esempio comprando nuovi accessori e cosmetici attraverso le classiche microtransazioni. A conferma di questo arrivano, come vi avevo anticipato, le parole del CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, che dice proprio chiaramente che l'aumento di prezzo ha portato a un numero considerevole di copie vendute e soprattutto lo spostamento verso questi grandi giochi che mangiano tutto e che soprattutto sono proprio loro ad aver imposto questo aumento di prezzo, no? Questi giochi AAA, AAA, giganteschi, gargantueschi, pantagruelici graficamente, nella storyline, nei dialoghi, nelle meccaniche a volte, anche se le meccaniche spesso vengono semplificate proprio perché più la spesa è alta, più è necessario immaginare un bacino d'utenti più largo e quindi meno disposto, no, di scendere a compromessi con la sfida che un videogioco dovrebbe proporre. E quindi si crea questo strano circolo vizioso in cui a pagare sono le terze parti, a pagare sono quei giochi indipendenti che provano a fare qualche cosa di più, ma che vengono sommersi all'interno di questi store dove comunque in prima fila c'è sempre il gioco a 79,99, che è ormai de facto lo standard del videogioco moderno AAA. E però proprio chi ha richiesto questa maggiore spesa da parte dei videogiochi sta soffocando chi è rimasto sotto, e questo è molto molto grave perché può portare ad avere meno giochi e soprattutto giochi sempre più massificati. E questo, ragazzi, per me è un dolore incredibile, perché poi il videogioco è sfida, il videogioco è anche complessità. Non dimentichiamoci poi che
i grandi giochi first party, questi qua che proprio hanno richiesto questi 10 dollari, questi 10 euro in più, sono anche i giochi che non devono pagare dazio agli store che li vendono. Cioè, The Last of Us Parte 2, Sony, quel che vende se lo riprende e se lo rimette in tasca. Una software house o un publisher terze parti deve anche pagare a Sony, a Microsoft, a Nintendo, a Apple un cut di 30% sui ricavi. Quindi ad ogni acquisto il 30% va a PlayStation e a chi in quel momento gestisce lo store in cui viene effettuato l'acquisto. Quindi la situazione è ancora più opprimente per chi non fa parte di questi grandi, grandissimi, sempre più grandi e per certi versi preoccupanti agglomerati dell'intrattenimento digitale. E questo per il momento è tutto. Logicamente volevo comunicarvi questi dati perché sono importanti, perché ci dimostrano a che punto è l'industria dei videogiochi e soprattutto confermano quello che io e non solo io vi andiamo dicendo oramai da qualche anno, ovvero che un certo tipo di videogioco sta veramente rischiando di stritolare l'intera industria, soprattutto insegnando a voi a chiedere un certo tipo di cinema, un certo tipo di semplicità che sta portando i videogiochi a scimmiottare appunto la settima arte, senza dimenticandosi che poi in fondo loro probabilmente sono o saranno l'ottava. Questo è Multiplayer.it, dite la vostra qua sotto nei commenti e continuate a seguirci, sito web, YouTube e naturalmente anche canale Twitch.